Ragazzacci del web, un salutone dalla Baccio e bentornati in un nuovo videolog. Allora, vorrei iniziare dicendo il motivo per cui faccio questo videolog. Motivo è semplice. Per chi mi segue si sarà accorto che ultimamente ho mancato alcuni appuntamenti sul canale. Mi sono sempre ripromesso di cercare di mantenere una scaletta fissa in modo da creare appuntamenti regolari con i quali i miei iscritti possono sapere che il tal giorno ci sarà il tal video. Ciò ultimamente non sta accadendo. Qual è il motivo? Il motivo è semplice. Ho avuto diversi impegni e ciò mi ha un attimino frenato per quanto riguarda il discorso del fare video. Sicuramente non sono mancate le serie principali, quale la serie di sopravvivenza su Minecraft la domenica o la serie Adventure il giovedì. Però le altre serie su giochi indie che sto portando ultimamente sono un attimino state lasciate in secondo piano, perché appunto ho avuto tanti altri impegni e quindi ho dovuto tagliare qualcosa. Come ho sempre detto, il mio impegno qui su YouTube è sempre forte, è sempre attivo, però mi rendo conto che il voler per forza portare 5 video a settimana per me è troppo. Ne porterò 4? Non lo so, non vi voglio dire questa cosa, però sicuramente 3 li voglio portare in tutti i modi. E qui veniamo al secondo punto, perché ci saranno delle modifiche per quanto riguarda la scaletta. Modifiche non molto significative, però secondo me abbastanza importanti. Partendo dalla domenica, rimarrà sempre l'appuntamento fisso con la serie di sopravvivenza, quella non la voglio assolutamente abbandonare, anzi, nell'ultimo episodio, come avete potuto vedere, ho aggiornato il mondo alla 1.13 pre-1 e sembra stia funzionando bene. Ci sono ancora alcuni baghettini da correggere, ma niente di preoccupante, quindi possiamo stare tranquilli e portare avanti la serie. Per quanto riguarda invece la seconda serie su Minecraft, l'adventure è finita, ma come avete visto la scorsa settimana è uscito il primo episodio di una nuova serie, la Warcraft, e ci tenevo a spiegarvi un po' nel dettaglio di cosa si tratta. La Warcraft è una serie multiplayer su un server sugli snapshot della 1.13 che è non tanto in collaborazione quanto oserei dire organizzata proprio dalla Multicore e di conseguenza dalla Multicore Academy, che nella quale io sono entrato recentemente. Che cos'è la Multicore Academy? La Multicore Academy è un ramo della Multicore dove appunto piccoli youtuber come me e altri ragazzi hanno la possibilità di collaborare, scambiare idee e aiutarsi uno con l'altro per poter crescere al meglio. La Multicore è un progetto che è stato creato da alcuni piccoli youtuber qualche annetto fa, nel mentre è cresciuta e ha portato alla luce diverse serie, tra cui una delle mie preferite, che non ho seguito molto ma che conosco tantissimo, è la Redcraft, che è una serie molto famosa su YouTube Italia, penso una delle, tra le migliori serie multiplayer che ci siano state su YouTube Italia in questi ultimi tempi. È secondo me un'opportunità grande e la voglio cercare di sfruttare al meglio. Ora, come voglio impostare la serie? Ci tengo a precisarlo perché non voglio che sia la classica serie di sopravvivenza, cioè già la serie principale. Per questo vorrei che fosse una serie un po' caciarona, mettiamola così. Ogni episodio vorrei fare un qualcosa con un altro membro, quindi molte cose in multiplayer, costruzioni insieme, divertirsi, scherzi se vengono, se ci sono ben vengano,
ruzze, steosi, puntata al divertimento. E l'appuntamento con la Warcraft sarà per il venerdì alle 15. Questo sarà il mio giorno per quanto riguarda la sede della Warcraft. Ovviamente in descrizione troverete il link al sito della Multicore Network con tutti i vari dettagli, se volete avere delle informazioni per quanto riguarda questo splendido gruppo, il link ai vari canali degli altri membri della Warcraft, quello senza dubbio. Ultimo punto, ma non per importanza, non voglio abbandonare il discorso indie. Perché questo? Perché io nasco come videogiocatore indie e quindi sul canale voglio portare videogiochi indie. Credo che al momento interromperò un attimino le serie in corso per il semplice fatto che non trovo più lo stimolo adatto per registrarle. Cioè, prendiamo l'esempio di Extinction. Mi piace un casino quel gioco, però è passato un attimino l'entusiasmo iniziale. Quindi, se devo portare un video e portarlo perché lo devo portare, perché devo pubblicare qualcosa, piuttosto faccio qualcos'altro. Mi sembrerebbe di fare un qualcosa forzato e non è quello che voglio fare. Però voglio continuare a portare videogiochi e pensavo di fare una cosa un po' come ho fatto tempo fa con la serie Un'ora di. Ora, spesso e volentieri registrare un'ora di gameplay e cacciarci fuori 20 minuti di video può essere complicato perché alcuni giochi sono molto immersivi, quindi piuttosto che fare un discorso di un'ora di, avevo pensato di fare dei video di presentazione del gioco. Magari trovo un gioco che è interessante, registro un gameplay che potrebbe essere, diciamo, suddiviso in uno o più video. Parliamoci chiaro, non è detto che siano tutti video one shot su quel gioco, può darsi che magari ci siano più video su quel gioco perché magari voglio approfondire quelle che sono le meccaniche per quanto riguarda quel gioco. Se invece con un unico video riesco a far vedere quello che voglio far vedere, allora ben venga il video singolo. Questo perché è mio interesse cercare di portare a chi mi segue non solo il Minecraft, non solo il gioco di punta del momento su YouTube, ma perché a me sinceramente il gioco di punta del momento su YouTube non me ne frega assolutamente niente. Quello che mi interessa è far conoscere il videogioco indie, cioè quello che a me piace, quello che è il nabbo. Perché su questo canale vedrete sempre ed esclusivamente il nabbo, non vedrete un qualcuno che fa finta di essere qualcos'altro. Quello scordatevi. Per quanto riguarda il giorno di pubblicazione di tale genere di video, io avrei pensato al mercoledì, in modo da avere mercoledì, venerdì e domenica, tre giorni alla settimana che mi danno la possibilità di organizzarmi bene con il lavoro del canale, il lavoro a casa, e avere una programmazione continua sul canale. Potranno essere più di tre? Sicuramente sì, senza dubbio, se un giorno mi piglia di fare una cosa la faccio, non è che lo discorso. In aggiunta vorrei cercare di iniziare a fare delle live sul canale. Poi settimane fa ho fatto una live con Frank Tocreziano di New Generation riguardante Dark Souls Remastered. Perché? Perché amo Dark Souls, semplice. E qui si torna al discorso di prima. Avete visto Dark Souls perché al nabbo piace Dark Souls. Si torna sempre lì, qui vedrete il nabbo. Se il nabbo è Dark Souls, vedrete Dark Souls. Il nabbo non è Fortnite, quindi non vedrete Fortnite. Ci siamo capiti? Perfetto. Quindi dicevo, vorrei iniziare a fare delle live. Ora,
il lavoro che faccio io non mi consente di avere una cosa fissa settimanale per quanto riguarda questo discorso, parliamoci chiaro, però perlomeno ogni 15 giorni una live la vorrei fare, non so quando, non so come. Per questo invito tutti quanti a passare dalla pagina ufficiale di Facebook e mettere un mi piace ovviamente sulla pagina ufficiale di Facebook, in modo da rimanere aggiornati su eventuali comunicati live, perché ovviamente cosa faccio? Se ho intenzione di fare una live un giorno o due prima vi avverto. Ma ancora meglio sarebbe se vi iscriveste anche al canale Telegram, perché lì sicuramente avete un responso molto più immediato, perché il canale Telegram, uno sta lì, vede la notifica di Telegram, apre e c'è il canale del Nabbo, apre la pagina e lo vede subito, quando invece Facebook può darsi che uno se lo perda tra le migliaia di altre cose che ha. Detto questo, direi che per questo mini videolog ci possiamo salutare qui. Ovviamente invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, fatemi sapere la vostra, a passare da tutti quanti i social di cui trovate il link in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale, dan un abbraccio, un salutone, un abbraccio e alla prossima gente. Ciao ciao!